Favij, Fayagar io. Favij, Fayagar io. Mi fa cagare. E se ti dicessi invece che è uscito un Agario in versione più figa? Vabbè, facciamolo. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Favij e oggi siamo su Slifer. Io sono su Slifer. Praticamente ragazzi è un gioco similissimo, ma proprio sì, ma quasi uguale, ma proprio la stessa cosa di Agar Io. Solo che la cosa che lo rende diverso e la cosa che me lo fa piacere di più è che ci sono i serpenti. Siccome non ho mai giocato ad Agar Io, ma proprio mai, neanche una volta nella mia vita, siamo già partiti, la madonna. Che bello l'audio. È un gioco pieno di emozioni uditive. Spiego un attimino come funziona, perché ci ho fatto un paio di partite prima. L'obiettivo è quello di diventare il serpente più lungo di tutta quanta la mappa. Allora, ci sono 524 giocatori in questo momento. Io devo diventare il primo, cioè quello più lungo di tutti. In questo momento sono di grandi... Ecco, questo qua è più piccolo di me. No, cazzo! Sono un idiota. Quello che avete appena visto, ecco, non si gioca così. Allora, l'obiettivo mio è diventare grosso come questi, solo che il più grosso, proprio il più grande... Cazzo, ne stavo uccidendo uno enorme. Il più grosso è il primo, quindi l'obiettivo è diventare primo rispetto a tutti i 500. Tipo questo qua mi puppa il pene. E praticamente per farlo devo raccogliere questi cosini che mi fanno ingrandire. E se uccido una persona, e con persona intendo verme, il tipo, come avete visto, mi dà altri pallini che mi fanno diventare più grande. L'obiettivo è arrivare primo. Per uccidere uno di questi deficienti... Oh, come lo puppa! Devo passargli davanti così e fottergli le robe. Perfetto, avete capito. In realtà io ho fatto stazione strafiga. Ogni volta che vado di turbo così... Non ci credo mai! Non ci credo mai! Cosa ho fatto? Non è vero! Non è... Ecco, questo che mi fotte i punti, brutto stronzo. Che poi gli altri... No, no, sto cercando la madre, quella del tizio proprio. Cioè, non una a caso. Vabbè, questo sono morto per farvi capire come si muore, perché non ve l'avevo ancora spiegato. Questo qua mi piace tantissimo rispetto ad Agar Io. Cioè, è veramente molto più figo. Vabbè, ragazzi, perché io adoro Snake, proprio il giochino in sé per sé. Lo adoro, dimmi, questo come ha fatto a non morire? Ragazzi, avete crep... Ecco, questo è un deficiente. Che poi, ragazzi, il... Bella madonna, quanto è grosso questo. No, bastardo! Ci ha fottuti, ragazzi, ci ha chiusi dentro. E vabbè, come faccio a uscire? Ragazzi, questa è una tattica di sto gioco. Praticamente, ragazzi, ci si attorciglia attorno a un tizio. Ovviamente, se si è abbastanza grossi per farlo. Io sono ancora minuscolo. Bravo, ti piace vincere facile, frate, bravo. Complimenti. Stavo dicendo, prima che qualche deficiente mi uccidesse, la cosa bella di sto gioco è che se sei minuscolo, se sei anche il più piccolo di tutti i vermiciattoli, puoi far fuori il numero uno, quello più grosso. Cioè, tutto sta nella sua bravura nel non colpire la coda dell'altro. Ovviamente se sei un nano, cioè io che sono un nano, è difficile che sto deficiente qui che è enorme mi colpisca, perché è molto più facile che lo colpisca io. Però ragazzi, può succedere, non si può mai... E tra l'altro quando muore uno grossissimo lascia un miliardo di punti. Ma come l'ho fottuto? Oddio, è morto. Ah no, non è morto, sta usando il turbo. Madonna come li sto fottendo, raga. Cioè neanche... Veramente sono un verme provetto io. Tra l'altro non ho capito, ma queste cose che si muovono danno più punti? Quanto ti deve morire la famiglia, da uno a tua nonna. La cosa divertente, ragazzi, è che non mi avete visto morire quando sono ai livelli alti. È morto! Madonna, cosa ho fatto? Ne ho ucciso uno grossissimo! Ne ho ucciso uno gigantesco! Vabbè, tutti i punti mi fottono, sti deficienti. Che poi, ragazzi, quando ne muore uno, tutti alla... proprio tutti a cavalcare per i punti. Tra l'altro è... Come l'ho ucciso? Vabbè, ma siete deficienti. Ragazzi, sono dei deficienti, cosa ci dobbiamo fare? Guarda quanto come si buttano per i punti. Il culo, ragazzi, è che se ne muore uno gigantesco, io mi trovo lì, in quel momento, faccio tanti di quei punti in un secondo che non avete idea. E questo è il bello di sto gioco. La volta in cui arriverò primo in questo gioco, ragazzi, la prossima volta lo gioco nudo. Seriamente, no, perché... La madonna, quanto è arrivato incazzato qua. Quanti punti? Che culo. Vabbè, tutti mi stanno morendo tutti davanti, che culissimo. Sono pure grossi. Che poi bisogna stare... No, dai, che deve morirti il cugino. Come mi sono salvato? Ok, quanti punti? Oh! Madonna, cosa ho preso? No. Sì! Che bello che non ci possa arrivare perché c'è sto demente davanti. Bravo, brutto deficiente. Togliti!
Coglia. Dai, zio. No, no, che questo piccolo mi fotte, lo so già. Ragazzi, se siete più grossi, non siete più forti. Cioè... Unisce una corcina. Cerotti epatica al fegato. Testa di cazzo. Mi ha ucciso un nano. Un nano! Tipo questo, che però non beccherò mai. Mi conviene stare vicino. Lo stavo dicendo, raga. Stavo dicendo, mi conviene stare vicino a quelli grossi, che se muoiono, mi piglio i punti. Che poi non ho capito se prendendo i punti divento grosso quanto loro. Madonna, quanto. Quanta roba! Quanta roba! Oddio, vabbè. Ragazzi, ho preso un devo levarmi dai coglioni che è pieno di gente qua, però. Porca mia. Tutti qua! Vaffanculo! Dai, ragazzi, toglietevi! Sì! Che culo, mi è morto uno davanti! Dovete togliervi! Se non vi togliete. No, ragazzi, devo levarmi di qua. Ogni volta che divento grosso devo cercare di togliermi. Perché se non mi tolgo, mi fanno il culo! Oh, suca! Non ci credo mai. Dai, ragazzi, basta! Che palle! Tutti contro di me siete! Devo passare lì in mezzo. Che casino quando diventi grosso. Non sai mai come uscirci. Guarda questo stronzo come mi segue. Oh, quello si chiama come me. Banana. Banana tu che... Pian piano, giocando a sta roba, imparo le tattiche. Ve le spiego. Allora, in teoria, quello che imparo... Poi datemi dei consigli voi. Dateli anche a lui i consigli, che fa un po' più schifo di me. Allora, una tattica che ho capito è che bisogna stare vicini a quelli grossi quando si è piccoli. Se crepano, diventate giganti. Numero due, che quando diventate giganti voi, dovete riuscire a staccarvi dal gruppo, perché sennò vi ingroppano tutti quanti, quindi niente. Dai, 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 dai! No! È vero che lui si può andare sopra se stesso. Quando faccio la corsa, tipo questa, ecco così, quando faccio questa corsa qui, spreco lunghezza, cioè nel senso divento più piccolo. Quindi è per questo che tutti non stanno costantemente in corsa, perché sennò diventano tutti più piccoli. Questo mi muore perché lo circondo così. Oh, suca, come stiamo? Ormai eri morto, zio, che ci doveva. Oddio, mi segue Iraq. Mi segue l'Iraq. Attenzione. Voleva fottermi. Oddio, è morto uno lì. Oddio, ne è morto un altro, veloce. Me li fottono. Forse no. Madonna, ho visto il frontale malissimo. No! No! Vaffanculo! Vaffanculo! Lo volevo fottere io! Dai! Vabbè, dai, basta, chiamiamoci Rocco. Ragazzi, se mi chiamo Rocco, devo vincere per forza. Cioè, si sa che Rocco è quello che c'ha il verme più grosso. Ecco, ci siamo. Mica come ti girano le palle. Chi sei? Oh! Grazie, frate! Torni a trovarci! Sì, ce l'ho fatta. Ma guarda, qualcosa mi dice che adesso ci pensi due volte la prossima volta che mi devi rompere i tre quarti di budella. Comunque, ragazzi, secondo me, io non ho giocato veramente poco. Sì, ce l'ho fatta. L'ho fottuto. Demolisce il cugino. Ma perché? Mi conviene stare vicinissimo a quelli grossi. Sì. Ma tra l'altro l'ho ucciso io, mi sa. Credo di averlo ucciso io. Grandissimo. No, la tattica. Ragazzi, la tattica di stare vicino a quelli grossi funziona da Dio. Ma giuro. Sì, bravo. Prenditela con qualcuno della tua taglia, magari. E la madò. Chi è questo qui? Quanto grosso questo? Quanto è grosso. Beh, ragazzi, fate finta di... No, perché sono morto io? Abbiamo fatto un frontale in faccia. Perché sono morto io? Fermi che ho trovato il nuovo Cat Mario. Ci ho messo una vita e mezza a trovarlo. Però l'ho trovato. Quando trovi uno grosso sembra di essere entrati in autostrada, raga. Fantastico. Dimmi che crepi in qualche... Vi supplico iddio, qualcuno lo faccia fuori, vi prego. Che lurido figlio della mignotta lui. Ragazzi, se prova a resistere il più possibile... Che probabilità ho di vincere se prova a resistere... Oddio, cosa sta succedendo? Fermi, com'è successa sta cosa? Com'è morto? Che probabilità avevo di salvarmi? Nessuna, ero morto. Grandissimo, zio. Vabbè, ragazzi, basta, per oggi basta, veramente, non è una roba insostenibile sto gioco. Vi ringrazio per avermi consigliato un gioco che si è rivelato essere molto tranquillo.
Proprio, ne avevo proprio bisogno, grazie. Se sto sbagliando qualcosa, ditemelo. E se avete qualche consiglio in più, fatemelo sapere nei commenti, ragazzi. Nel prossimo episodio cercherò di migliorare, o comunque ci provo. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento e un mi piace. Anche la pagina di Facebook, come il video, trovate nella descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.